Via, dove vai? Pronti, via. Dai, su, sarcastico. Allora, va bene. Come si dice? Il sarcasmo. Oggi parliamo delle frazioni generatrici, perché si avvicina il compito in classe. Bene. Ci dobbiamo preparare bene. E che ci scrivi? Beh, allora, innanzitutto facciamo degli esempi. I ragazzi già hanno potuto fare un piccolo schemino. Genetrici? Generatrici. Generatrici. Ah, ok. Sì, perché si chiamano generatrici? Perché generano... una frazione. No, ma soprattutto generano dei numeri decimali. E i numeri decimali possono essere limitati oppure illimitati. E gli illimitati si dividono in periodici, che si ripetono, oppure periodici misti. Ok? Mm-hmm. Bene, un decimale limitato è semplice. È un numero, ad esempio, 3,4. Guardiamo qua. Sì, 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 però io intanto ti faccio anche una ripresa. Cosa? Se sei fotoigienico. Ma no, che fotoigienico. 3,4. La regola che dice, si scrive il numero per intero senza la virgola. E si divide per la potenza di 10, che è pari al numero delle cifre decimali. Ora, le cifre decimali sono quelle dopo la virgola, quindi abbiamo una cifra. Quindi 34 diviso 10 alla 1. 10 alla 1 significa 10, quindi 34 decimi. Molti mi hanno chiesto se questa frazione deve essere semplificata o no, ridotta ai minimi termini. Se volete sì, altrimenti avete già generato 3,4. 3,4 si genera da 34 decimi. Se volessimo essere proprio precisi, possiamo andare a semplificare ulteriormente 34 e 10, perché troviamo un numero che può dividere sia 34 che 10. Qual è? Sì. Beh, sono pari, è il 2. Infatti 34 diviso 2 si può fare, e si può fare anche 10 diviso 2. In questo modo abbiamo un'altra frazione equivalente. 5 ci sta. 34 diviso 2 è 17. 15. Esatto. E questa è equivalente a 34 decimi. Quindi decimali limitati. Ok? Sì. Poi abbiamo ad esempio dei periodici semplici. Perché sono semplici? Perché hanno il periodo subito dopo la virgola. Infatti il 7, che ha il simbolo del periodico, è subito dopo la virgola. Non ci sono delle cifre in mezzo. Questo numero rappresenta il numero 1,77777. Cioè si ripete sempre all'infinito il numero 7. In questo caso la tecnica per trovare la frazione generatrice richiede tre passaggi. Per prima cosa si scrive il numero senza la virgola e senza il periodo, quindi 17. Si sottrae la parte intera. La parte intera è composta solo dall'1. Si divide per tanti 9 quante sono le cifre del periodo. Le cifre del periodo abbiamo solo il 7, quindi abbiamo una cifra, e qui andiamo a sostituire un solo 9. Quindi 17 meno 1, 16, noni. Divisibile per 3. Beh, il 9, ma il 16 no, quindi sì. Ci dobbiamo fermare. 16 diviso 3? Oh no. Allora ci dobbiamo fermare qui perché non si trova un divisore comune. Sì. 16 noni. Abbiamo finito. 2 e 2, 2 e 3. E poi, per ultimo, abbiamo i numeri decimali periodici illimitati, periodici misti. Cioè significa che tra il periodo e
la virgola, c'è un'altra cifra che non ha il periodo, però è una cifra decimale, perché si trova dopo la virgola. Quindi questi numeri si chiamano periodici misti. Questo diventerebbe 2,377777, cioè si ripete sempre il 7, mentre il 3... Il numero del diavolo. No, il diavolo è 6. Vabbè, ogni tanto dici una frase... Ma... se no il video calma. Poi compare monotono. Vabbè, ma non deve essere... Allora, il numero... Quasi si fanno quattro regole, si seguono. Si scrive il numero per intero. 237. Si sottrae la parte senza il periodo. 2 e 3. 23. Si divide per tanti 9. Quante sono le cifre del periodo? E per tanti 0. Quante sono le cifre dell'antiperiodo? Perché questo 3 che si trova tra la virgola e periodo prende il nome di antiperiodo. Quindi siccome il 7 è periodico, metto il mio 9. Siccome c'è l'antiperiodo, è una cifra sola, metto un solo 0. 90. 237 meno 23 che fa 214 novantesimi. Questa volta possiamo dividere per 2. Sì? Sì, perché sono pari. Vediamo. 214 diviso 2. Andiamo a farlo in colonna. Nell'1 c'è 0 volte, abbasso 14, 107. Quindi 107, 90 diviso 2, 45. 107, 45esimi. Come lo dividi qua? Se non si trovano i divisori finisce così. Si devono cercare dei numeri primi che scompongono i numeri e saranno quelli dei divisori. Ora non sto qui a fare la fattorizzazione perché a me interessava la frazione generatrice, quindi io vi ho dato le regole per creare le frazioni generatrici. Quindi questo per un compito in classe come minimo bisogna ripeterlo 10 volte minimo. Sì, io questo primo video, perché voglio fare due video, primo video lo chiuderei qui. Poi farò un altro video di come si affronta un'espressione con i numeri periodici, okay? Ok? Quindi prima ci vediamo questo video e poi ce ne vediamo un altro. Ok, ciao. Va bene, ciao.